Ciao, sono Chiara di Balena Ludens e oggi parliamo di un gioco che probabilmente non conoscete, I Love Portugal, un gioco di Nuno Bizarro Centeiro e Paulo Soledade, gioco edito dalla Mesa Board Games da 2 a 5 giocatori della durata indicativa di 60 minuti. Dai, tuffiamoci nel gioco! Lo scopo del gioco è fare la più bella vacanza in Portogallo possibile. La qualità del nostro viaggio si misurerà in punti vittoria e chi ne avrà di più al termine della partita sarà il vincitore. I giocatori possono ottenere punti vittoria in due modi: visitando luoghi di interesse e scattando fotografie durante il gioco, oppure alla fine della partita se avranno ottenuto un set di tre foto dello stesso colore, oppure due carte nel caso delle isole. Ogni giocatore comincia la partita con un piccolo mazzetto di 10 carte. Ogni giocatore ha lo stesso mazzetto, identificabile per il colore. Da questi mazzi ognuno pesca 5 carte che costituiranno la mano iniziale. Si gioca a turni. A partire dal primo giocatore è possibile scartare carte dalla propria mano per guadagnare così gli euro indicati in alto a sinistra. Con questi soldi i giocatori potranno svolgere varie azioni, tra cui scattare fotografie, muoversi sulla plancia e acquistare nuove carte che andranno a potenziare il proprio mazzetto, aumentando le cose che si potranno fare ai turni successivi. Il costo delle azioni eseguite si paga tutto insieme a fine turno, ma non si ottiene mai il resto. Gli euro guadagnati, inoltre, vanno spesi nel turno in corso e non si possono tenere per i successivi. Non c'è limite al numero di azioni che si possono svolgere in un turno, basta avere i soldi per pagarle. Ad esempio, spostarsi sulla mappa costerà 1 euro per ogni pallino, sia che ci si muova via terra o via mare. Una volta giunti in un luogo di interesse, identificato dal pallino più grosso e nero, un giocatore potrà visitarlo pagando il costo indicato, che è diverso ogni partita, e ottenendo così una foto ricordo a scelta tra quelle associate alla località. La foto andrà nella pila degli scarti del giocatore. Dopo aver scattato la foto, il giocatore piazza uno dei propri cubetti sulla località, a indicare che non potrà più visitarla, e guadagna immediatamente un numero di punti vittoria pari al costo della visita. Se non ci sono spazi disponibili, il giocatore non potrà scattare foto nel luogo, è diventato troppo affollato. Alla fine del turno si scartano le carte rimaste in mano e non utilizzate. Il giocatore pesca quindi altre 5 carte per il turno successivo, poi passa la mano al giocatore alla sua sinistra. Se il mazzo di pesca si esaurisce, si mescola alla pila degli scarti e si crea un nuovo mazzo, pescando da quest'ultimo. Il giocatore si troverà così probabilmente con varie foto in mano che non valgono euro e che andranno a limitare i suoi movimenti, potendo solo essere scartate a fine turno senza effetto. Per evitare che questo accada, nel proprio turno il giocatore potrà comprare carte aggiuntive da aggiungere al suo mazzo, in modo da non renderlo troppo ingolfato dalle foto. Anche per queste carte aggiuntive si paga con gli euro indicati sul tabellone e vanno tutte messe nella pila degli scarti dopo l'acquisto. Un selfie costa 3 euro, ma vale 2 euro quando viene scartato. Un album di fotografia costa 5, vale anch'esso 2 più 1 euro per ogni fotografia scartata insieme ad esso. È una carta fondamentale verso la fine del gioco quando si hanno tante foto. Infine l'aereo costa 6 euro e vale 3 euro. Inoltre può essere scartato per spostarsi immediatamente in una delle città dotate di aeroporto, a prescindere da dove ci si trovi. Se la si scarta in questo modo, però, non si guadagnano i 3 euro per il turno. Quando un giocatore piazza il suo ultimo cubetto sulla plancia, ha inizio la fase finale. Il turno in corso viene portato a termine, dopodiché si verificano i punti accumulati nel corso della partita. Si assegnano i punti dati dai set di fotografie, a prescindere se le foto siano in mano, nel mazzo o nella pila degli scarti. Chi ha più punti è il vincitore. E i pareggi vengono spezzati in ordine di turno inverso, ossia vince il giocatore seduto più a sinistra del primo giocatore. Prima di iniziare a giocare, piazzate sulla plancia le carte selfie, gli album e gli aerei. Se questi mazzi finiscono durante il gioco, non vengono usati rimpiazzi. Piazzate casualmente i segnalini valore sulle varie regioni, mettendoli sopra i luoghi di interesse, caratterizzati dal pallino nero. Le fotografie vanno invece lasciate fuori dalla plancia, possibilmente divise per colore per consultarle più facilmente. Ogni giocatore sceglie un colore e riceve il suo mazzo di carte iniziali da cui ne pesca 5. Una pedina, un segnapunti da piazzare sullo zero e una serie di cubetti che dipende dal numero di giocatori. Il primo giocatore va scelto casualmente e riceve la carta apposita.
che ricorda cosa fare alla fine del gioco. In ordine di turno inverso, ogni giocatore sceglie una diversa regione e piazza la sua pedina sul luogo di interesse. Non è possibile scegliere in questa fase le regioni arancioni e grigie, ossia quelle con un aeroporto. Ci sono infine alcune regole speciali se si sta giocando in tre o due giocatori. In tre giocatori nessuno può piazzare un cubetto negli spazi contrassegnati dal simbolo 4-5. In altre parole, in tutte le regioni, come se ci fossero solo due spazi. In due giocatori vale la stessa regola. Inoltre, i due spazi sono entrambi disponibili solo nelle regioni arancioni, grigie e in quelle dello stesso colore dei partecipanti. Nelle nove regioni rimanenti si blocca uno spazio, usando i cubetti di un colore che non sta giocando. In queste regioni solo un giocatore potrà scattare fotografie. Ho scoperto Love Portugal guardando i video di Essen 2016 e mi ha subito colpita. Oltre al tema, mi è piaciuto il fatto che introducesse nei giochi per famiglia la meccanica del deck building su mappa, che è molto popolare tra gli esperti. L'interazione è molto presente e le fotografie a tema Portogallo ti fanno proprio venire voglia di visitarlo. È molto bello che gli autori famosi per titoli più impegnativi come Madeira o Nippon abbiano voluto creare questo titolo family mettendoci la stessa cura che hanno messo per titoli più seri. In conclusione, se amate il Portogallo, se amate viaggiare e se volete introdurre qualcuno al deck building, beh, questo I Love Portugal è il gioco che fa per voi. Spero che vi sorprenda come ha sorpreso me. E con questo vi saluto e vi dico ciao al prossimo video!